Ecco ragazzi, riprendiamo la trasmissione. Ecco, fateci sapere se adesso si sente meglio. Stavamo appunto parlando del Movimento 5 Stelle, Incubo 5 Stelle. Ecco, vi faremo capire anche perché. Sì, Avremo un dicevamo. collegamento. Ecco, dimmi. Ci aiuterà Roberto Dal Bosco, che ha scritto questo libro, Incubo a 5 Stelle, Grillo, Casaleggio e la cultura della morte, il sottotitolo, e lui ci parlerà più diffusamente di questo partito e ci farà capire come le idee portanti del Movimento 5 Stelle portano alla negazione dei principi non negoziabili e quindi sono profondamente Si anticristiane. sente meglio ora, grazie. Ecco, è un excursus storico, vediamo. Casaleggio era stato prima amministratore della Webag, che è questa azienda che nasceva in ambito Olivetti e poi era passata sotto il controllo della Telecom, per poi fondare nel Dopo 2004 aver distrutto questa, questa azienda, è vero? rovinato, messo al lastrico questa azienda. Ha fondato la Casaleggio e Associati. Nel 2007 e successivamente nel 2008 vengono messi in rete due video che sono molto significativi, per molto tempo sono stati a disposizione sul sito della Casaleggio. Poi, ritenuti troppo imbarazzanti, sono stati Sì, rimossi, ma Gaia, comunque li potete trovare benissimo uno su si chiama YouTube. Gaia, l'altro Prometheus, Esatto, che danno Prometheus proprio. è stato il primo prodotto e Gaia, la visione della politica, quello successivo. Praticamente la visione della politica dà proprio l'idea di quello che è il pensiero di Casaleggio, che è principalmente improntato sull'idea malthusiana di una riduzione della popolazione. E lui parla addirittura in questo video Gaia, dove immagina l'umanità da lì nel 2054, cioè l'anno in cui lui stesso, Gianroberto Casaleggio, avrebbe compiuto 100 anni, invece è morto l'anno scorso. E la sua eredità era presa il figlio. Esatto, sì. Lui immagina un'umanità che è ridotta a un miliardo di persone, dove a seguito di guerre batteriologiche, di problemi ecologici, praticamente l'umanità viene in parte sterminata e quindi si riduce notevolmente la popolazione, e vengono eliminati quelli che sono i partiti, vengono eliminate le religioni perché sono viste in una connotazione estremamente negativa, e tutto il dominio del mondo passa a un nuovo ordine mondiale che utilizza internet per dominare le coscienze. E in particolare Casaleggio era convinto già adesso che il mondo venisse retto gestito da quelli che lui definiva gli influencer, cioè queste persone che conoscono il 90% della rete, sono in grado di gestirne i contenuti e con quello influenzare il pensiero dominante. In realtà, per poter raggiungere questo obiettivo, aveva bisogno di una persona però che fosse particolarmente mediatica e trova in Grillo proprio il megafono per portare avanti queste sue idee, che poi effettivamente attraverso varie fasi che fanno leva proprio sul risentimento popolare, basta pensare ai Vaffadei che poi lasciano nel logo del Movimento 5 Stelle il loro simbolo, perché ed è quella V che si vede nella scritta Movimento. Ma di questo parleremo più diffusamente con Roberto Dal Bosco quando lo avremo in collegamento a breve. Mi piacerebbe che ci parlassi un po' invece di quello che hanno fatto veramente i 5 Stelle quando sono arrivati al potere, cioè quelle, le battaglie che hanno portato avanti, perché come si dice, contra facta non valet argumentum, vediamo effettivamente cosa hanno fatto. Sì, quindi diciamo che per la famiglia e la vita non hanno fatto praticamente nulla, anzi stanno distruggendo il tessuto sociale, infatti hanno portato avanti il matrimonio, le unioni civili, che io chiamo unioni incivili, quindi le unioni gay. Infatti, se vi ricordate i baci sacri che si davano in Parlamento e al Senato per far passare questa abominio, no? Che poi darà adito se va avanti così, quello che vogliono fare è anche l'adozione alle coppie gay. Quindi, oltre a dargli la reversibilità, gli daremo anche i figli. Quindi, ecco,
una cosa abominevole. Poi hanno promosso in massa il divorzio breve, che è passato, il 100% dei trillini si è adoperato anche affinché le pillole abortive venissero date ai nostri giovani senza ricetta, infatti adesso sono diventate farmaci da banco, quindi da 15-20 mila confezioni all'anno siamo passati a 350 mila confezioni all'anno di queste pillolacce che in pratica per far ingrassare le case farmaceutiche, no? E quindi ecco, di bene per l'Italia non ha, e per la famiglia non hanno fatto niente, anche perché ricordo che se uno vede il video Prometheus, la prima frase che dice è proprio quella: l'uomo è Dio, e quindi non è Dio che ha creato l'uomo, ma è l'uomo che ha creato Dio, no? Secondo Casaleggio e Associati, no? E quindi anche Grillo. E quindi, se, come diceva Dostoevskij, Dio non c'è, tutto è lecito, no? Ricordiamo anche che un'altra battaglia, per chi ha visto il video della settimana scorsa, ne avevamo parlato della liberalizzazione delle droghe, loro si sono battuti molto questo, tanto che hanno depositato una mozione a Strasburgo nel 2016 per ottenere proprio la liberalizzazione delle droghe. Quindi vogliono tutti i nostri ragazzi belli rintronati, fatti. Diciamo che se l'azione degli influencer non è sufficiente, sicuramente le droghe possono coadiuvarla. Così vengono meglio influenzabili, sono più influenzabili così. E poi vediamo anche cosa vogliono fare. Prima di tutto, diciamo che gli italiani si sono venduti per un piatto di lenticchie proprio, perché mentre che Correnzi si sono fatti fregare dagli 80 euro, qua si stanno facendo fregare da un reddito di cittadinanza che non verrà mai. Quindi alla fine diciamo che gli italiani si sono fatti infinocchiare. Perché non si parla un po' del programma? Perché il programma quando è stato depositato, tu che l'hai un po' guardato. Sì. Quindi non tanto, vabbè, parliamo di questo fantomatico reddito di cittadinanza che Di Maio ha detto che ci vorranno anni per farlo. Quindi sì, è stato solo lo specchietto della lodola. Prevede la riorganizzazione anche dei centri per l'impiego, che è cosa che non si può gestire a breve. Lui stesso ha parlato di almeno un anno per ottenere questo scopo. E poi diciamo che io sono dell'idea che non si può investire sulla disoccupazione e nell'assistenzialismo, ma si deve investire sull'occupazione e sulla crescita. Si deve investire sulla famiglia, aiutare le famiglie a fare figli, visto la denatalità che abbiamo in Italia. Quindi ecco, è molto pericoloso questo fantomatico reddito di cittadinanza, anche perché ovviamente poi verrà di seguito anche l'abolizione di tutti gli altri ammortizzatori sociali, quindi è molto rischioso, perché poi verranno, adesso ci sono già degli ammortizzatori sociali, c'è il reddito di inclusione che aiuta appunto i disoccupati, c'è la cassa integrazione e quindi c'è l'accompagnamento per chi ha problematiche con i familiari disabili. Quindi non c'era la necessità di infinocchiare gli italiani con una cosa fantomatica che non si realizzerà mai. E che poi ha diviso il paese. No? Che poi ha diviso il paese, sì, perché ricordo che già il Meridione ha votato molto di più in massa il Movimento 5 Stelle, e già ci sono tanti che sono fuori dai CAF per chiedere i moduli per questo reddito di cittadinanza, quindi è anche ridicola la cosa. Ecco, però tu hai esaminato il loro programma e ci sono alcuni punti. Il programma, premesso che il programma sono 20 file PDF corposissimi e che sono stati messi in rete proprio a breve distanza dalle elezioni, e per cui è molto difficile sono stati fatti in una notte, visto che pochi giorni prima era in costruzione questo programma. Penso che sia molto difficile che gli elettori se li siano letti per esteso. Ma prima di tutto è impossibile che sia stata una cosa democratica, perché alla fine è caduto dall'alto in una notte questo programma.
programma. Comunque quindi... ci sono alcuni punti che sono molto significativi perché proprio sono rappresentativi della, di quello che vi abbiamo detto prima, cioè di questa posizione antitetica rispetto ai principi non negoziabili. E mi riferisco in particolare alla tutela della vita e alla libertà di educazione. Ecco. Se ce ne è infatti, fra le tante cose fantomatiche, le tante cose aleatorie, ridicole anche, tra cui un milione di biciclette e questi uffici per le biciclette, vabbè, tante cose bizzarre, hanno fatto delle cose molto pericolose per la famiglia in questo programma. Ad esempio, quando si parla della sanità, quindi della tutela della famiglia e dei suoi componenti, io vi leggo il programma, è parte del programma, è così. Tutelando anche la donna che scelga di portare avanti una gravidanza attraverso la presenza di personale non obiettore e percorsi assistenziali protetti in tutte le strutture. Quindi, ecco, tutelando la donna che scelga di non portare avanti una gravidanza, a parte il fatto che è già una mamma una in gravidanza, quindi... quindi c'è già la proposta, infatti, in Parlamento dei 5 Stelle di eliminare l'obiezione di coscienza, in pratica affinché il 70% del personale che lavora in ginecologia e in ostetricia sia non obiettore. Quindi cosa facciamo? Gli obiettori li licenziamo, visto che adesso sono il 70%, 70-80% di obiettori e in certi posti anche il 100%. Quindi ecco, vogliono favorire l'aborto, quindi... E rientra in pratica nel piano massonico di riduzione della popolazione, no? Come abbiamo visto anche nei video. La presenza di personale non obiettore e percorsi assistenziali protetti in tutte le strutture. Cioè, cosa c'è da proteggere? Una mamma non la proteggi facendola... dandogli percorsi privilegiati per abortire, ma aiutandola con redditi di maternità, aiutandola a portare avanti la sua gravidanza, perché la gravidanza è un valore e per i 5 Stelle non è un valore sempre a questo punto, anzi è così, perché vogliono facilitare la concezione del bambino nel grembo. Del resto questo indigna con l'idea malthusiana di riduzione della popolazione. Questo e l'eutanasia sono funzionali alla riduzione della popolazione. Sì, infatti garantire, e poi vogliono, il punto successivo, garantire la procreazione medicalmente assistita a tutte le coppie, quindi anche omosessuali, non sposate, eccetera, compagnia briscola, quindi... senza creare discriminazione di sorta tra la fecondazione autologa e quella eterologa, autologa che poi è la fecondazione omologa, quindi non sanno manco scrivere, vabbè, e quella eterologa. Eterologa vuol dire con seme e ovuli di donatori esterni, ovviamente questo pagato da noi contribuenti, perché lo stiamo già pagando, no? Quindi però vogliono favorire ancora di più questa, senza barriere e discriminazione di sorta. Con l'effetto che il figlio si trova senza radici perché non conosce di fatto i propri genitori. Sì, ma in più... senza identità. Sì, diciamo che con l'eterologa il costo è enorme per i non contribuenti, no? Visto che si pagherà solo un minimo ticket, come si sta facendo adesso. Addirittura la fecondazione eterologa è già entrata nei LEA, nei livelli assistenziali essenziali, e non so perché visto che non cura nulla. Ricordo che un ovulo di donna costa 600 euro, quindi al contribuente dai 600 agli 800 euro, e il seme costa su 200-300 euro, tutto pagato dai contribuenti e preso all'estero, perché in Italia non c'è una banca del seme. Quindi è una cosa... anticristiana e antiumana, perché a questo punto anche anti-economica. In più le ragazze, che di solito sono tutte giovani, che danno questi ovuli vanno incontro a tumori, perché l'iperstimolazione ovarica crea tumori nelle ragazzine che poi danno questi ovuli, e quindi consentire, continuo a leggere il punto, no? Consentire alle donne di scegliere le indagini prenatali ritenute necessarie,
ivi incluse le indagini di tipo invasivo come nella mirocentesi e la villocentesi. Questo è molto grave perché favorire queste indagini, che sono in pratica pericolosissime, perché hanno almeno 1-2% di possibilità di uccidere il bambino. E questo perché? Perché vogliono intercettare i bambini difettati, no? Diciamo, e poterli eliminare. Calcoliamo che per eliminare un bambino Down vengono uccisi 10 bambini sani con queste metodiche, no? Quindi continuo a leggere il programma. Porre in essere efficaci misure di contrasto al disagio giovanile, intervenendo anche sul fenomeno del cyberbullismo e via. Sì, il cyberbullismo è il cavallo di Troia per far entrare la teoria gender nelle scuole. E attraverso l'implementazione di una rete di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, prevedendo all'interno di ogni scuola un referente sul bullismo e sia uno sportello psicologico per i disagi giovanili. E questo qua si parla già dei gender anche, no? Potenziare il servizio assistenza psicologica ambulatoriale. Infatti poi il punto dopo è politiche parità di genere, e qua mi viene già l'orticaria, no? Azioni concomitanti per il rispetto delle differenze di genere, la prevenzione della violenza e delle discriminazioni e degli stereotipi sessisti, e mi sembra di sentir parlare i radicali, vabbè, nella rappresentazione della donna, infatti è paragonabile, i radicali non è che c'hanno tanta differenza. È sempre più Europa. È sempre più Europa, sì. Previsto dalla Convenzione ONU, obbligo di osservare i codici etici e di autoregolamentazione nelle pubblicità e vari mezzi di comunicazione, istituzioni nelle scuole di percorsi di contrasto al bullismo, al ciberbullismo e a ogni forma di discriminazione linguistica, religiosa e etnica, oltre che di educazione alla parità di genere. Ecco, qui rientriamo appunto nella teoria dei gender, no? All'affettività e alla sessualità consapevole. Ecco, quindi è molto pericoloso, ecco, quello che vogliono fare. E difficilmente gli italiani che l'hanno votato se le saranno lette queste, sì, cose. Soprattutto i cattolici. È un cattolico che, ripeto, dopo io vi ho letto il programma dei 5 Stelle, un cattolico che ha votato per un partito così, per la Chiesa, perché c'è peccato grave, ve lo dico, perché non ha, queste cose qua la Chiesa non le ha mai tolte. Allora, io direi, se sì, cominciamo a chiamare Roberto Dal Bosco, io vi introdurrei, vi leggerei l'ultima pagina di questo libro, perché è molto significativa e questo libro può essere considerato un po' l'antidoto per questi tempi, visto appunto il fatto che il Movimento 5 Stelle è diventato il primo partito in Italia. E questo libro, diciamo, adotta una metafora in chiusura e ci invita a elevare, costituire un firewall, sempre facendo, mediando dall'ambiente informatico internet dal quale è nata proprio l'ideologia del Movimento 5 Stelle, dobbiamo riattivare un firewall che ci protegga dai virus della cultura della morte. Io ve lo leggo. Quel che importa qui non è rimanere inerti davanti a questo spettacolo suicida. Il firewall va riattivato in ogni dove. Va riacceso nella Chiesa, che spesso, incurante delle insidie celate dietro la modernità, sembra confusa, anzi bramosa di sottomettersi al mondo. Va riattivato nello Stato, nella vita civile, nel tessuto del potere. Quello che serve, non posso che unirmi al coro, è la costituzione di un partito integralmente cattolico. Non una riedizione della Democrazia Cristiana che alla fine si rivelò un consesso di burocrati opportunisti senza Dio, incapaci di curare un popolo che pure credeva in loro. Serve un partito di cristiani dalla fede incrollabile, capaci, oggi più che ancora dai tempi della guerra fredda, di creare la prosperità necessaria a vivere in pace, capaci di lottare per il futuro dei propri nipoti, capaci di difendere le genti dai pericoli inenarrabili che attentano oggi alla vita umana. Il genocidio non avverrà più per mezzo delle bombe atomiche, che di fatto sono ancora là, ma attraverso altri inediti programmi di sterminio che abbiamo visto oggi abbondano. Quello che serve è la prontezza a sottovalutare il mondo nel suo insieme, diceva McLuhan.
questo è possibile solo a un cristiano. Solo i cristiani possono vincere il mondo, perché discepoli di colui che ha vinto anche la morte, perché membri della stirpe della donna che schiaccerà la testa al serpente. Serve un esercito di cattolici che guardi negli occhi l'abisso della realtà odierna. Servono uomini, e soprattutto donne, pronte a sacrificare ogni cosa, fin anche la propria vita, per testimoniare il primato dell'essere, il diritto delle nuove generazioni a esistere e fiorire, il diritto dell'uomo a dominare sull'universo visibile, a prosperare indefinitamente secondo il comandamento di Dio, andate e moltiplicatevi, il contrario del malthusianesimo. In gioco c'è tanto, c'è tutto. C'è la salvezza dell'uomo, della sua anima, del mondo. La resistenza estrema del bene quando la morte e la sua cultura stendono con violenza le loro mani assassine. Il bene contro il male, la vita contro la morte. Sono giorni densi, incredibili. Sono giorni di pagliacci e demoni assassini, ma anche di angeli e di eroi. Sì, come mi disse un giorno un indomito vescovo asiatico, è un grande onore vivere un tempo come questo. Sì, vedo un commento di Cristina Di Stefano. Loro sono per una selezione della popolazione, come era Hitler, non vogliono la libertà di pensiero, devono tutti pensarla come loro. Esatto, in effetti hanno scelto, se voi andate a vedere tutti questi deputati, senatori che avremo dei 5 Stelle, tutta gente, quasi tutti disoccupati e di un livello basso culturale che ad esempio non li hanno fatti neanche parlare quando hanno fatto la riunione ieri, di tutti i deputati e senatori dei 5 Stelle, hanno dato il diktat di non parlare con i giornalisti, perché non hanno nulla da dire, non sanno nulla di quello che e verranno indottrinati bene da Grillo. Adesso chiamiamo Roberto, vediamo se riusciamo a prendere la linea. Intanto vi invito poi a vedere entrambi i video. Io alcuni l'avevo girati, no? Sì, sia Gaia e Prometheus. Pronto? Ecco. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Ci senti bene? Sì, sì, mi sento bene. Ecco, alza la voce per favore, ecco. Certo. Allora, noi abbiamo introdotto il libro, abbiamo letto l'ultima paginetta e l'abbiamo segnalato come un antidoto per questi tempi. E io ti passerei a leggere quelle tre domande che abbiamo elaborato per introdurre l'argomento. La prima è questa. Un discreto numero di italiani hanno votato il Movimento 5 Stelle come espressione di protesta, mossi da un profondo risentimento nei confronti delle istituzioni e nella convinzione di poter esercitare una democrazia diretta sulla politica italiana. In effetti, Rousseau, la piattaforma internet del Movimento 5 Stelle, invita i singoli cittadini, previa registrazione sul sito, a esprimere le proprie idee politiche e a votare quelle degli altri utenti, secondo un meccanismo almeno in apparenza perfettamente imparziale e democratico. Si può quindi affermare che il Movimento 5 Stelle offre ai cittadini la possibilità di influenzare la politica del nostro paese o si tratta di una mera illusione? Come diceva quel personaggio di Guzzanti, la seconda che hai detto. Siamo in tema, perché comunque si parla di burro, no? Quel burro si chiama Aquelo, questo si chiama Casaleggio, ma non è un burro, è una società, un estraneo, no? Sì. Allora, assolutamente non è neanche un'illusione, ma è un'illusione in cui non credono nella democrazia diretta, non credono neanche gli elettori a questo punto, nel senso che hanno avuto 5 anni più quelli precedenti per sviluppare un sistema credibile di democrazia diretta, e comunque parliamo di una forza politica che aveva oltre 180 deputati, mi sembra qualcosa del genere, non l'hanno ancora fatto. Se addirittura il garante della privacy dice che Rousseau è pieno di problemi, un ex dipendente della Casaleggio Associati, che si chiama Puente, un personaggio che mi piace molto, dice che è hackerabile in tutti i modi possibili questa piattaforma, e poi soprattutto chi ci garantisce e quello che avviene in quella piattaforma non sia manipolato dall'interno, certo. o dall'esterno, nel senso che prima che ci fosse questa piattaforma, il Movimento 5 Stelle cercava di fare queste primarie per tutte le
le cariche possibili, per esempio per Presidente della Repubblica fece le Quirinarie, non so se vi ricordate, e dove partecipavano Gino Strada, non lo saputa magari anche Gino Strada, la Gabanelli, lo stesso Grillo, anche se quindi elegibile perché per le condanne, vita. Certo. Sì, ha una condanna, certo. Quindi questo esempio, per esempio, le Quirinarie che sono di credo 5 o 6 anni fa, che vennero sospese dal con anche con un messaggio sul blog Beppe Grillo, che dice siamo sotto un attacco hacker. Mm-hmm. Siamo sotto un attacco hacker, quindi sospendiamo le elezioni e faremo più avanti. Avevano un ente che pare tizio, che doveva certificare, che è una fondazione norvegese che si chiama DND, e quando chiesero all'ufficio stampa del partito cosa poteva dirci di questo DND, non sapeva neanche di cosa si parlasse. Quindi, ecco, i passi avanti sempre di fatti corruzzo. Il garante della privacy e vado a vedere la struttura, dice che non è i dati non sono al sicuro e che è perfettamente hackerabile. Mm-hmm. Quindi, non lo so, e poi soprattutto una piattaforma per decidere del futuro di un paese, no? Sì. Può appartenere a un partito? No. Esatto. Può appartenere a una società privata? Meno. Mm-hmm. Una società privata che adesso, peraltro, con i 300 euro che ha imposto di prelevare dagli stipendi dei suoi parlamentari, pare che all'anno si porterà a casa 1,6 milioni, in tutte le doti, sia su Corriere che su Repubblica, 1,6 milioni di euro per Rousseau, a fronte di una spesa che comunque mi sembra anche abbastanza stina di 345 mila euro. Infatti è molto interessante questa modalità che hanno di reperimento fondi. Leggevo anch'io. All'epoca, quando andarono al potere, ci fu uno che disse che alla fine questa rinuncia, che chiaramente è cosmetica, per quanto possa dire io, ai fondi nascondeva un segreto, perché invece per i fondi credo destinati ai gruppi parlamentari, ci sono dei fondi per la comunicazione, eccetera, eccetera, quelli andavano tutti direttamente alla Casaleggio, mi sembra che fosse così. Però anche quello è una cosa che si è persa nelle nebbie, tante cose che non andavano bene, mi sembrava proprio superato, però nessuno poi ha veramente indagato, nessuno poi ha veramente subito ha attaccato a testa bassa, perché a tutti i partiti fino forse a queste elezioni andava benissimo, il Movimento 5 Stelle dava un po' di voti, no? Certo. Con quelle partite, no, nessuno vuole vincere, no? Zero, così nella classifica va bene, un po' faccio io, un po' fai tu, sì, però poi questa cosa con questa ultima elezione è stata la gente sta anche un po' spaventando. Certo. Se poi mi parlate della democrazia diretta, io devo dire che l'esempio più mirabile di democrazia diretta che abbiamo avuto anche vicino al nostro paese si chiama Jamahiriya, che è il governo delle masse inventato da Gheddafi. Benissimo. Che distribuiva, che ha scritto un libro, insomma, Libro Verde, in cui diceva che la democrazia diretta era la forma più alta di politica possibile e che quindi tutti sarebbero d'accordo, e la Libia si fondava su questa democrazia diretta della Jamahiriya, la Libia. Sì. E, c'era il reddito di cittadinanza, effettivamente in Libia, che era fatto con il petrolio. Devo dire che Gheddafi, a differenza dei grillini, diceva dove avrebbe preso i soldi per dare il reddito di cittadinanza e lo dava. E quindi è una persona più seria, sicuramente. Come? Una persona più seria da questo punto di vista. No, assolutamente, tanto più che poi i nostri problemi, gran parte dei nostri problemi sono... Quando abbiamo destabilizzato quell'area lì, sì. Quando qualcuno ha destabilizzato per noi, certo. Una quinta colonna italiana che era il presidente Giorgio Savoia, scusate, napolitano, che sì, praticamente ha avallato questa cosa tremenda che ci ha creato molti problemi, nella regione, comprese anche l'arrivo del virus sulle nostre coste. Esatto. No, ma la questione è che, volevo dire, plasticamente, raffigurare che questo esperimento di democrazia diretta, più o meno fittizia, come quello dei grillini, che ha dato Gheddafi, è finito con quell'immagine che ricordiamo tutti del corpo di Gheddafi gonfio, massacrato dalle stesse masse
che lui diceva di voler far comandare, no? Esatto. E questo io nel libro l'ho scritto come monito un po' per la divisione 5 stelle. E Dapi lo sapeva, che Dapi aveva scritto un testo tanto bellissimo, in cui diceva che lui aveva paura delle masse. Le masse fanno delle cose stupende, fanno delle cose incredibili, ma così come ti innalzano, ti portano all'inferno. E questo lui è successo. Il linciaggio. Io credo che la democrazia diretta dei grillini possa, per suo effetto, i vari Di Maio, Grillo, Catareggio, eccetera, queste persone che hanno illuso, come dicevate voi prima, la mera illusione che hanno venduto, può trasformarsi in un incubo, può trasformarsi in un inferno, perché... Mi si può ritorcere contro, insomma, un tsunami. A tutti, quando si promette alle persone che il reddito di cittadinanza, e questi ci credono, ci prendono sul serio, come fai poi? Quando prometti mare monti e prometti a portare a casa nulla, perché non hanno portato a casa nulla in questi 5 anni, io non ho visto niente, non ho visto un comune diretto dai grillini, anche di quelli piccoli. Esatto. Vediamo Torino e Roma. Non parliamo di Torino e di Roma, che hanno dei problemi magari più grandi, ma i piccoli comuni, aggiunta grillina, io non ho disastrosi. Mai visto un esempio virtuoso come invece succede per tutti gli altri partiti, la Lega soprattutto, ma anche i partiti di sinistra, c'è sempre il sindaco che a cui vogliono bene, che fa le cose. Certo, che riconfermano con piacere, è vero. Come? Che viene riconfermato magari proprio perché ha fatto magari anche bene. La gente che vota per la fazione opposta, perché si vota con il cuore, si dice così un po' superficialmente, alle politiche, queste amministrative voti con la testa. Non essendoci la testa proprio di nessun amministratore grillino, ovvero, a che posso vedere io? Io non ho esempi virtuosi di gestione grillina delle cose comunali. Voi sapete che Roma, insomma, adesso ci sono addirittura queste voragini che servono a mezzo le strade. Certo. Torino a me sembra una cosa delirante con un sindaco che finanza islamica. Diventerà un enclave islamica. È vero. Pronto? Sì, infatti. Siamo a una follia, non la democrazia diretta, a una follia. Poi voi sapete che tutto quello che, tutte le promesse che hanno fatto in democrazia diretta, con gli streaming, ricordate una cosa umiliante con Bersani, Renzi, no? Vanno in streaming a parlare con Grillo, con Crimi da Lombardia all'inizio per fare il governo, e poi si rifiutano, no? Queste scene. Lo streaming sembra che sia sparito poi, non so se ricordate, poi hanno cominciato le defezioni, chiudevano le porte, è arrivata una cosa che si chiama direttorio, che ha un nome anche un po' sinistro, per un sistema democratico, no? Ricorda Robespierre. È una barzelletta, scusate, è una grande barzelletta, tragica, no? che ha preso più di un terzo dei voti degli italiani. Infatti. Quindi è la cosa più preoccupante che si possa immaginare. E ha diviso l'Italia. Ha diviso l'Italia, come giustamente hanno notato molti, ha fatto tornare la mappa dell'Italia a uno stato simile a quello prima del Risorgimento, no? Quindi il regno delle due Sicilie, poi vero. Il resto, che forse è un po' meno frazionato, e la cosa magari, guarda, come la penso io, non è neanche così negativa, però è un segno fortissimo, è un segno incredibile, è un segno di divisione che non era riuscito a fare nemmeno il dualismo della guerra fredda tra la democrazia cristiana e il partito comunista, e nemmeno la Lega di Bossi che sognava l'Italia divisa, quando la Lega poi invece diventa nazionalista, l'Italia arriva a questa divisione incredibile, che attenzione non è finita, non è completa, cioè, per questo se sono intelligenti non vanno al governo i grillini questo giro, perché possono prendere ancora di più. Non pescheranno probabilmente al nord, pescheranno qualcosa di più in Toscana o forse qualcosa di più anche in Emilia, ma al nord non pescheranno credo nulla, se non qualcosa nel Cadore e da quelle parti, ancora mosche bianche. E al sud possono fare ancora, ricordiamoci che il voto della Sicilia, che ha praticamente dove il Movimento 5 Stelle ha fatto cappotto, cosa che era riuscita solo a Berlusconi nel 2001 con accuse di mafia a Gogo. No? E ha preso talmente voti, tanti voti in Sicilia, che hanno più seggi di quanti hanno candidati, sono 4 seggi vacanti.
È vero. Possono andare più a fondo anche in Calabria, dove invece qualcosa è finito anche al centro-destra, possono andare più a fondo in Puglia, possono andare più a fondo in Campania, possono veramente prendersi proprio come un potere borbonico tutto il sud, illudendo appunto la gente con questo reddito di cittadinanza con tutte queste altre cose. E tu dici purché però non governino, perché allora si squalificherebbero. Tu dici purché non governino, perché se governassero effettivamente si squalificherebbero. Sì, perché la verginità sappiamo che paga sempre, diciamo, questa cosa stupendamente cattolica. Poi volevamo farti certo. No? Sì. Se tu sei vergine, voi sapete anche in una cosa che è un po' meno cattolica, sono i tarocchi, il segno della vergine è questo simbolo della donna che apre la bocca al leone, no? La donna vergine, no? Quando tu sei vergine sei più forte di un leone, no? Quando sei vergine tu non temi niente, sei puro, certo. No? Hai un potere, in tutte le culture umane la verginità è vissuta come una cosa sacra, mistica. Ecco, questa cosa porta anche voti, loro finché sono vergini, nonostante non lo siano, perché si sono trasportati le mani, hanno già fatto vedere che gli amministratori, la verginità può chiaramente... Gli dà del credito. Certo. Li rende chiaramente fortissimi. E, se loro si vogliono sporcare le mani, io lo vedo come una manovra stupida, perché se consideriamo che in 5 anni sono passati dal 26% al 33%, vuol dire che con la prossima botta, se le lasciano così, possono veramente pensare di governare da soli. Una specie di stato totalitario che sta piano, con un unico partito, che ciancia di democrazia diretta e fare tutto. Ecco, questa è una distopia, cioè il contrario di un'utopia, che però assolutamente è possibile. Ok, volevamo chiederti... Assolutamente è molto possibile. Sì, ma quindi, visto che rischiano di sbancare, il Movimento 5 Stelle è più un partito o più una setta? Perché c'è stato una... Ecco. Allora, dalla definizione di setta credo non ci sia niente di male, perché il dizionario dice che è una setta, un gruppo dedito a determinate pratiche, eccetera. Mm. E senza che è usato in modo dispregiativo, comunque l'hanno usato tutti contro il Movimento 5 Stelle, l'ha usato i giornali ancora anni fa, Berlusconi in continuazione anche recentemente, setta. Sì, noi facevamo riferimento... Io credo che alla radice culturale del Movimento 5 Stelle, che è il pensiero di Casaleggio, niente più, ci siano una matrice esoterica, cultista, chiaramente sapore, diciamo così, un po' settario, il modo in cui hanno poi trattato la dissidenza, è chiaramente anche quello settario, no? Queste epurazioni, persone spiate, secondo alcuni anche nelle loro email, nelle loro chat, eccetera, è da setta tutta l'Italia. Le curazioni alla Stalin. Aggiungerò un'altra cosa che nel libro ho studiato, cioè ho scritto perché ho studiato un po' il tema delle sette apocalittiche, cioè con le sette che poi alla fine non solo fanno le sette, ma fanno anche danni, prendono le persone e poi ci sono pericoli di sicurezza pubblica, no? Senza che poi se la credenza di questa setta è veramente così pericolosa, poi si possono generare cose spiacevoli come stragi, per esempio, no? Allora c'è questo studioso americano che si chiama Robert J. Lifton, che ha studiato varie sette apocalittiche e ha dato una morfologia in queste sette. Cioè, una sette per definirsi apocalittica, quindi anche per essere, come dire, osservata in modo particolare, dover essere osservata dal governo, dalle forze dell'ordine, deve avere tre caratteristiche. La prima deve esserci la preminenza assoluta del leader sugli altri, cioè il leader può tranquillamente, il guru, può tranquillamente peccare e fare le cose che gli altri sono permesse, no? Ok. Pensate, non so, pensate lì a Grillo che effettivamente è condannato, quindi è il contrario del candidato puro del Partito 5 Stelle, condannato con mille problemi, con la giustizia. L'ecologia, lui c'ha una casa incredibile, come sapete, in cui ha scritto poi, hanno scritto giornalisti d'inchiesta che andate a vedere, pannelli solari che se l'ha fatto installare ancora anni fa, facendo spostare quello che era la prima persona in Italia che vendeva l'elettricità all'Enel, questo non bastano, passano per due
libri di tira su da quanto grande è, no? Certo, quale la Sardegna, e che tutto il contrario del francescanesimo, no? della provincia catara. Questa è la prima, regola. La seconda regola di un movimento, di una setta apocalittica, è praticamente il processi che sono di autoaccusa, no? Autocritica, come nella Cina comunista, per esempio, che era un posto abbastanza apocalittico. Cioè tu devi presentarti e dire sì, ho sbagliato, ho fatto questo, ho sbagliato, per il bene del partito, per il bene del movimento, per il bene di tutto. Quindi c'è sempre questa preminenza, no? del bene collettivo rispetto alle diverse opinioni. E la terza, che è la più interessante, che ho dimenticato, è il fatto che ogni setta apocalittica cerca di crearsi da qualche parte un luogo dove sopravvivere a un apocalisse. Mm-hmm. Quindi la rete. Un disastro mondiale, dalle cui ceneri, dalle cui rovine, poi la setta si costruirà l'umanità. Questo è un tratto tipico di tutte le sette, da quelli che hanno messo il gas nella metropolitana di Tokyo, un scimpio, a del popolo che è stata che ha fatto un suicidio di massa con 1500 persone nella Guyana francese. Mm-hmm. Ecco, il Movimento 5 Stelle aveva un strategia del genere, aveva un luogo del genere, che era un resort, diciamo così, un villaggio vacante, mm-hmm, ai Caraibi, che scoprì l'Espresso, non realizzato, ma comunque il progetto c'era su internet, ma ecofendo, e poi venivano elencati come caratteristiche di queste appartamenti, di queste villette in Veneto, il fatto che la posizione era alta rispetto era 70 metri sopra il livello del mare, quindi anche in caso di innalzamento degli oceani non succedeva niente. Mm-hmm. E poi c'erano delle camere stagne, dei bunker, come venivano descritti, a prova di guerra batteriologica. Queste due cose sono perfettamente l'innalzamento delle maree e la guerra batteriologica, sono delle cose annunciate nei famosi manifesto di Terradetto, esatto, Gaia. Certo. Gaia soprattutto, no? In cui si parlava appunto di innalzamento delle maree e guerra batteriologica. Quindi vuol dire che questa gente ci credeva. Certo. Se investi dei soldi vuol dire che ci credi. Esatto. Non è una balla. E quindi, ecco, la cifra apocalittica del Movimento 5 Stelle lo definisce una setta, appunto, ma una setta pericolosa. Esatto. No? Volevamo sottoporre la terza domanda, che riguarda il rapporto tra la Chiesa Cattolica e il Movimento 5 Stelle. Io vado a leggerla perché poi ti voglio lasciare più tempo possibile. Sì. Secondo la Chiesa Cattolica, la difesa della vita dal concepimento alla sua fine naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la libertà di educazione sono il fondamento della società. Perciò vengono definiti principi non negoziabili. Su questi temi il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo visto, ha un atteggiamento diametralmente opposto. Sostiene aborti, eutanasia, unioni omosessuali, persino poliamore, unioni tra specie diverse, indottrinamento gender, legalizzazione della droga. Quindi tra cattolici e pentastellati dovrebbe esserci inconciliabilità assoluta. Invece una buona percentuale di cattolici praticanti dichiara di votare per il Movimento 5 Stelle. Persino il direttore di Avvenire, organo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso in termini molto positivi nei confronti del leader Di Maio. Tarquinio ha detto: «La sintonia è forte sulla lotta alle povertà e sul valore della partecipazione. Sono tanti cattolici che partecipano alle iniziative del movimento. Se guardiamo ai grandi temi, dal lavoro alla lotta alla povertà, nei tre quarti dei casi abbiamo la stessa sensibilità». E sempre Tarquinio ha ospitato nello stesso giorno un'intervista a Beppe Grillo su Avvenire. Come si può spiegare questa incoerenza? E qual è invece l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle nei confronti delle religioni e del cattolicesimo in particolare? Allora, partiamo con la questione di Avvenire, Procei, eccetera, e sulla quale vorrei spendere la mia personale opinione, che non deve essere la vostra, eccetera. Stiamo parlando di una consorteria che ha tradito in ogni modo il suo mandato. Io credo che non sia neanche il caso di commentare quello che fa il direttore di Avvenire, che poi alla fine è solo
la cinghia di trasmissione giornalistica pagata dall'8 per 1000 dei vescovi. Esatto. Non bisogna aspettarsi niente. È lo stesso che ho letto sulla bussola. Il monsignor Paglia, che è l'uomo forte in questo momento, messo a pontificia accademia dappertutto, sì, dice che il povero Alpi certo, di terra è un caso di accanimento terapeutico, ecco, è detto tutto. Si può dire che la Chiesa italiana e larga parte della Chiesa poi anche centrale è già saltata sul carro del radicalismo eutanasico, del radicalismo della cultura della morte. La necrocultura è entrata nella Chiesa, sì. Prima ce ne rendiamo conto, ma è per tutti, è la mia opinione, però penso che sia incontrovertibile. Il giudice che ha detto di staccare le macchine, Paolo VI ha detto, inglese che ha detto di staccare le macchine al bambino inglese, e accanimento, cita le parole del Papa. Allora poi magari le manipola, non credo, però comunque il fatto è che se stava zitto o diceva esattamente il contrario, il Papa magari non poteva essere manipolato, no? Certo. Allora abbiamo questo problema grave. Chiaramente la Chiesa italiana ha aperto già le porte a Pannella quando era in vita, non solo negli ultimi anni, ha aperto un po' la porta a tutti, si è schiacciata in una maniera mai vista contro il Partito Democratico. Cioè il partito, soprattutto questo ultimo Partito Democratico renziano, che ha praticamente fatto ha portato in essere il governo più anticristiano della storia d'Italia, con la legge sull'eutanasia, la legge sulle unioni civili, ha smantellato i principi non negoziabili. Divorzio breve, sì, divorzio click, ma lì poi c'erano anche tanti, diciamo così, le persone che l'hanno proposto dovevano divorziare se stesse, quindi hanno fatto una legge per tutti, come tale, no? Tutte queste cose, un governo veramente anticristiano, che era appoggiato però in modo evidente dalla CEI, era appoggiato in un modo veramente incredibile. Quindi io non mi stupisco di questa cosa, che mi sono appena sopra alla Chiesa italiana e alla Chiesa e allora vediamo l'altro. Sì, infatti, vediamo invece come ci vedono loro, come il Movimento 5 Stelle. Allora, senza dire questa cosa, chiaramente il nuovo Movimento 5 Stelle, cioè quello di questi tempi, che si è incarnato in Di Maio, è chiaramente un partito che tende alla democristianeria, lo vedete anche qua dalla faccia di Di Maio, no? Sempre visto nello stesso modo, che dice delle cose più o meno rassicuranti, no? Che incontra tutti, no? Che no, è ecumenico. È abituato a fare lo steward a San Paolo, quindi insomma, deve essere un po' amico di tutti, non può avere una personalità sua. Di Maio va a battere San Gennaro, no? Sì, va a dare faccia a San Gennaro, cosa eccezionale, no? Povero San Gennaro. Quindi c'è da dire che la parte superficiale del Movimento 5 Stelle, con una chiesa di questo tipo che ha dimostrato di prostituirsi ai poteri necroculturali, ai poteri della cultura della morte, ultimi anni, vuole pure farsi affari, vuole pure farsi fiducio, ma perché no? Qualche voto arriva anche da lì, c'è ancora qualcuno che va a messa, che si sente il prete, che fa la predica contro Salvini o contro chi che sia, no? Certo. Quindi vale la pena, questa è la superficie. Nel profondo, che parliamo ancora del pensiero di Casaleggio, c'è invece un odio assoluto, molto preciso anche, per la Chiesa Cattolica. Infatti questo è interessante. Nel senso che ha delle matrici culturali molto evidenti, che sono più o meno di origine massonica, ho potuto pensare io, piuttosto io. Se voi vedete appunto il video manifesto di Gaia, i simboli della distruzione del pianeta sono appunto San Pietro che viene distrutto, la Sagrada Famiglia che viene distrutta, e Notre Dame, mi sembra. Stupende cattedrali cattoliche, chiese cattoliche. Esatto. Sono luoghi cattolici che vengono distrutti, non ha preso la Statua della Libertà come fanno di solito, no? Esatto. Per capire che c'è una distruzione della base, no, hanno preso tre statisti sempre se religiosi. Questo perché lui era tenente e programmaticamente anticattolico. Se voi leggete il libro scritto a sei mani con Grillo e Dario Fo, per caso di questo Casaleggio, ci sono delle pagine incredibili, veramente stranissime,
in cui lui dice che fa un assetto francesco dei Catari, che era quell'assetto che nel Medioevo fu combattuta dalla Chiesa, perché era un po' una setta apocalittica del loro tempo, sì. Sito radicale del loro tempo, che non credevano alla ricostruzione e che rapivano le persone, rapivano i bambini per aumentare il loro numero, perché loro erano contro la ricostruzione, quindi contro sessuali, tra uomo e donna, eccetera, eccetera, no? Perché credevano che il mondo fosse cattivo, il mondo giusto fosse cattivo, Dio che ha creato il mondo è cattivo. Odiavano la corporeità. No, bisogna morire. Sì. Ecco. È una cosa molto moderna anche questo, cioè ancora, sono ancora qua. E lui difende i Catari e gli parla di questa vendetta che verrà portata nei confronti della Chiesa cattolica che invece li ha combattuti. È molto indicativa questa cosa, così come indicativo un segno preciso che è il fatto che Casaleggio adorasse la figura di Prometeo, che non solo, cioè, a cui non solo dedica quel video, il primo video che si chiama Prometheus, sì. Si dedica anche Spinato, proprio l'ultima pagina del libro Siamo in guerra, scritto sempre con Grillo, ma c'è cioè, solo a Casaleggio, in cui parla della figura di Prometeo, che è appunto colui che ha sfidato gli dèi e colui che appunto porta l'uomo verso una nuova dimensione, eccetera. Una specie Prometeo, di Lucifero. Chiunque abbia studiato un po' di mitologia, di storia della religione, sa che per molti è una sorta di maschera di un altro essere che come Prometeo porta la luce, porta il fuoco, che è colui che porta la luce, appunto Lucifero. Esatto, ecco, sì. Questo non è una cosa che sparo così tanto perché sono un simbolo nazionale, perché ci sono delle altre evidenze. Il rapporto di Casaleggio si fa che già all'epoca con scritto nei giornali con J.P. Morgan, con le banche di Rockefeller, con tutto un mondo rockefelleriano, per cui anche il Club di Roma, di cui sempre nello stesso libro Casaleggio tesse le lodi, dicendo che il Club di Roma, che come stanno gli ascoltatori, è questo ente di super ricchi che vuole semplicemente una cosa sola, cioè la diminuzione della popolazione planetaria. Non è una cosa segreta, era un italiano con la nuova che era una ecco, questa vicinanza a Rockefeller è significativa perché è tutto questo pensiero, è significativa perché il culto di Prometeo c'era in questi luoghi. Se voi andate al Rockefeller Center a New York, dove c'è la pista di pattinaggio che vedete in tanti film, c'è una statua di un essere che porta il fuoco, tutto dorato, con i segni zodiacali, e quello è Prometeo. Ossia no? Lucifero. È Lucifero, è una maschera di Lucifero, è una maschera di Lucifero, ma perché Lucifero? Non stiamo pensando a un satanismo, di Satana, con la musica metal, la gente che fa riti, cose del genere. No, sto pensando a un satanismo razionale, un satanismo, come posso dire, massonico, direi. Metafisico, l'uomo è Dio. Man is God, è l'inizio del film del video Prometeo di Casaleggio. Sì. Man is God, l'uomo è definito dalla sua sfida a Dio, può essere come Dio, come viene detto nella Genesi, no? Come dice il serpente nella Genesi, è lì, sicuro dei, sarete come gli dei. Questa è un'insinuazione Casaleggio, questo è quello che vuole Prometeo, per questo si identifica la figura di Prometeo e con quella di Lucifero. Allora, questo è un po' a livello profondo, io credo ci sia questa matrice, ma questo non vuol dire che è condiviso né dagli elettori grillini né dai rappresentanti grillini, perché molti di loro, non so, ovviamente la maggior parte di loro, non sanno che hanno votato, non sanno cosa stanno facendo, gli stessi deputati, non conoscono, non hanno letto i libri del loro capo, nessuno, neanche i giornalisti li hanno letti, i libri del carrello. E per questo ne parliamo noi oggi. Sì, infatti. Ecco, quindi c'è questa cosa, poi per il resto che posso dire, Brillo del suo, che comunque è solo un megafono, adesso che ha attaccato il cuore principale, più volte ha dimostrato la sua irriverenza bestemmiatrice nei confronti del pittore, non solo con il caso dei grilli, no, dati come una sorta di parodia appunto Grillo Dio dal suo corpo, cioè un grillo secco a tutti i deputati. E c'è anche il video sui... una cosa schifosa che appunto bestemmia il centro del credo cattolico, che è una cosa veramente tremenda, e non credo che nessuno
che nessuno abbia fatto neanche una denuncia su questa cosa. Sì. E poi c'è una roba che si chiama Giuristi per la Vita, che si chiama Gianfranco Amato, non so da qualche parte, che denunciò al 1° maggio un cantante perché alzò un preservativo e disse questo è il mio corpo, una cosa del genere, mandate, sì. Io Grillo che fa una cosa che veramente è così sacrilega, così orrenda come la parodia dell'Eucaristia. Quella parodia entomologica, una cosa che mi viene in testa dell'Eucaristia, nessuno, non so quanti abbiano, io spero qualcuno abbia denunciato, spero che si sia fatto qualcuno, o qualche giudice che per obbligo di azione penale ha fatto qualcosa, dubito. Detto questo, altre volte Grillo ha fatto vedere la sua veramente mancanza totale di senso della religione, ha detto a un sacerdote sardo, ha dato dello spazzatore a un sacerdote sardo, mi sembra, cosa spaccia, perché è un sacerdote che si era lamentato del dottore che faceva il comizio di Grillo, questo davanti a tutti, lo ha detto, cosa spaccia, ma cosa fai? Sì, sì. Era un sacerdote altro che aiutava i drogati. Quindi una violenza e un disprezzo nei confronti dei cattolici. Un papa, davanti al resto del papa, fece un discorso dicendo che tutto a favore della mancanza, cioè della deumanizzazione dell'embrione, no? Perché dice no, ma sì, qui no, e poi dopo fece una cosa molto volgare, sì, perché quindi non voglio vivere in uno stato dove se mi masturbo poi possono arrestarmi per un minore. Ecco, lui risolve problemi bioetici, problemi filosofici, problemi umani con delle battute volgari, stupide e tifose. Quindi stiamo parlando di una persona a cui non bisogna affidare neanche la minima possibilità di un pensiero. Che sì, vogliamo anche del governo di un paese. Ecco, ma di governare addirittura. Io ti ringrazio. Leggiamo Cristina Di Stefano, intanto facciamo vedere la copertina, che mi scrive, è da prima del 2013 che cerco di spiegare che Casaleggio ha inventato i 5 Stelle perché vuole colonizzare, lui vuole realizzare Gaia e Di Maio è il suo discepolo, anche Grillo ha fatto un passo indietro, credo perché hanno deciso che Di Maio riesce meglio a colonizzare. Sono dei fanatici e proprio per questo sono molto pericolosi. Ecco, mi raccomando, sì. Ragazzi. No. Sì, io non devo essere Di Maio. Di Maio è un burattino. È un burattino nelle mani. È un burattino come un burattino anti-Grillo. Nel libro lo scrivo molto bene, perché scrivo anche perché ho scelto Grillo e non un altro. Poteva anche essere Benigni, volendo fare lo stesso lavoro. Sono burattini, allora c'è un disegno profondo che tuttavia fa comodissimo anche tante realtà nazionali e internazionali. Adesso credo sia scappato di mano e possa scappare di mano ancora più. E quindi è pericoloso per tutti. Come? Adesso è pericoloso per tutti. Io non so, sono detto che una sequenza questa degli uomini che i direttori che sono andati a chiedere il reddito di cittadinanza al modulo. All'ufficio del lavoro. Sì. No, ma c'è sul giornale che ci sono in varie città. In varie città c'è sul giornale che in varie città del meridione e anche qualcuno anche al nord che ha provato a chiedere. Questa cosa è pericolosa. Queste cose perché veramente stanno, come si diceva all'inizio della trasmissione, stanno illudendo una popolazione che poi potrebbe reagire in modi violenti. Potrebbero montare la rabbia. In modi che già cavalcano la rabbia, in più l'aumentano. Si può ritorcere contro. Sì, per quello. Cioè, perché poi quando hai finito di credere in chi ti ha dato il tuo risentimento, cosa ti resta? Ti resta veramente la rabbia incontrollata, la follia. No? Ti resta che cosa? Un paese in mano cioè un paese senza nessuna speranza, dove il mondo sociale è completamente atomizzato, non c'è più nessun tipo di religione, ma nel senso proprio di etimologicamente, di capacità di redigere, di unire, e questo fa comodo chiaramente a molti. Cioè, più divide e impera, no? Più certo. una società è divisa, più è facile comprendere. Sì. Ecco, no? Se non vogliamo perdere l'identità nazionale, le nostre radici cristiane,
se vogliamo rimanere umani, ecco, stiamo attenti a questo movimento che è molto pericoloso. Esatto, perché è disumano, post-umano, disumano. Io l'ho visto 5 anni fa, non mi hanno dato retta in molti, nonostante l'amore che avesse fatto il libro, ma non mi hanno dato retta. È un pericolo vero e diventa sempre più pericoloso ogni giorno, perché non perché diventa più bravo, perché è sempre più demente quello che fanno. Certo. E come si diceva nel Medioevo, il liquido è la cavalcatura del demonio, è proprio il caso di dirlo in questo caso, no? È vero. E quindi per chiudere, visto che abbiamo passato un po' il tempo, noi suggeriamo la lettura del tuo libro e la documentazione, perché più che un voto di pancia si faccia un voto di testa e di cuore. Ok, certo. Ti ringrazio. Voto per la vita. Bravo, grazie mille. Dio ti benedica. Ciao, grazie. Ecco ragazzi, abbiamo superato anche il tempo, ma l'abbiamo utilizzato molto bene. Quindi vi saluto a tutti. Alla prossima. Ecco, Dio vi benedica e arrivederci, ci sentiamo. C'era un mago. Non lo so, però l'ho visto, speriamo che sia andata la registrazione. No. Vuoi considerare questa app a portare modifiche? No, perché devo? No, non voglio sentire nessuna modifica. Sono dannoso. Sì, schiacciavo rimozione. No. Ma è andata sta cosa? Ha funzionato? Non so se il malware? Magari non ha funzionato niente. Sì. La gente l'ha vista sta roba? Vabbè, questo lo vediamo dopo. Impossibile. Dai, ce l'abbiamo fatta. Che mal di pancia. Mi fai dimagrire un sacco di chili. Aspetta. Ma che mi stanno hackerando? Ho paura anch'io, infatti, non volevo dirtelo. Ma... Tu hai detto non ci caga nessuno, ma se no. Basta, ci cagano troppo allora. Ti chiamano Manuela. Iniziamo. Pronto, Manuela? Siete ancora in diretta, ragazze? No. Sì, li vedo. Perché vedo la Amanda con. Perché c'è un malware, un virus, non riesco a chiudere. Adesso ti guido e ti insegno come fare. Allora, è impossibile rimuovere il software da noi. No, non dovete rimuovere. Aspetta. Ma tu intanto chiudimi la diretta. Allora, io non ti posso chiudere la diretta. E allora vediamo di chiudere tutto. Aspetta, chiudiamo un'altra cosa, spegniamo tutto. No, non spegni il computer, perché altrimenti va via. Allora, in basso testo tu hai, termina la trasmissione. No, adesso. Okay. Adesso, Peppe. Prova a ritornare dentro di me. Aspetta, riapro. Dai un tasto rosso. Schermata della diretta in basso. Aspetta. A destra, con questo termine della trasmissione, nella schermata in cui tu praticamente ti stai vedendo, ti sarà assolutamente a vederti. Allora, io ritorno proprio da finire più, perché mi ha dato un malware pericoloso. Io sto ascoltando la nostra telefonata in diretta, siamo in diretta, e ti continuo a vedere, e sei ancora in diretta. Ok. Sì. Io non riesco a ritornare sulla pagina. No, non so. Allora, adesso popolo da... No, non mi fa rientrare nel popolo della famiglia. Dimmi se ti vede ancora.
Mi vede ancora, quindi? Dici che un virus ti ha impedito, un malware ti ha impedito di accedere alla pagina. Oh. Allora, adesso sono rientrato con un altro motore di ricerca. Ecco. Ecco, adesso sono rientrato con un altro motore di ricerca, però mi dà inizio video. Non mi dice di chiudere. Aspetta, ma se tu chiudi tutto. Ma se io chiudo il computer, spero. Ah. Non mi fa rientrare. Non mi fa rientrare. Allora, io adesso sono rientrato sul computer della famiglia TV tramite un altro motore di ricerca. Perché il Chrome non mi fa rientrare. Se io... Perché adesso ancora un... Quindi se tu chiudessi le schede ti andrebbe tutto a pallino. Non fa niente. Sì. Non mi faceva chiudere, mi diceva malware dannoso. Ha bloccato tutta l'operatività. Sì. Chiudiamole con la nota che ci sono. Non abbiamo chiuso. Dici che non l'abbiamo chiuso il browser. Semplicemente si è bloccato. Non l'ho chiusa perché non mi fa rientrare. Quindi che il browser non l'hai chiuso. Sì. Posso dirgli una cosa io? Pronto? No, volevo solo dirti che il browser lui non l'ha chiuso, semplicemente si è tutto bloccato per un malware che ha detto che è in corso e l'ha aperto un altro browser, ma non ha chiuso quello dove c'era la diretta. Semplicemente... Non si può entrare. Sì. Esattamente qui davanti, non possiamo farci niente su questa finestra. Sì.
Sì, un altro tab, sì. E qua. Qui. Sì, 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 e avviene. Andare su quello. Prova ad andare lì. Per andare su questo, ok. Ok, aspetta, aspetta, sei lì. Adesso prova a chiudere. Non so come si faccia a chiudere, ma no, no, non chiudere quello. Chiudere la diretta. Chiudere la diretta. Come si fa? Vedi? Non l'ho neanche aperta. Scusa un attimo, prova ad andare su questo. Qui, clicca qui. Poi guarda dove era partita. No, non, fermo, clicca qui. Guarda dove avevamo fatto partire la diretta. Qua o qua? Qua, immagino. Ok? Si può chiudere questa diretta. In basso a destra ci deve essere termine la diretta. No, non c'è. Perché qui mi dice solo, mi dà la pagina che posso aprirla. Inizia no, un video in diretta. Non apriamo niente. Ritorniamo su questa qua. Ecco, noi abbiamo, questo non c'entra più. Questa qui è quella che abbiamo aperto prima o questa? Vai su questa qua. No. Sì? Sì? No, aspetta. No, l'ha aperta con Explorer. Con Chrome. L'hai aperta con... Ah, l'avevi aperta con Chrome. Tanto non fa riuscita la partita. Allora, ok. Sì, chiudo tutto il resto. Io infatti sono partito da Chrome. Ok, qui c'è Chrome. Ecco. Vai su Chrome e purtroppo quando lui clicca sull'icona del Chrome, che avrebbe due tab, popolo della famiglia e impostazioni, non gli fa vedere quello di popolo della famiglia da dove dovrebbe chiudere la diretta, ma gli fa vedere solo impostazioni. Solo quello di impostazioni. E impostazioni perché è questo cavolo di malware che ha aperto quel tab impostazioni. Qualcosa a fronte di... Chiaro, si perde. Esatto. Certo. Sì. Sì. No, devi andare su questo. Sì. Sì. Del Chrome. Sì, ok. Sì, un tab è popolo della famiglia, l'altro tab è impostazioni. Non mi si chiude. Il problema grosso è che non mi fa chiudere niente, perché senti, non mi dà operatività. Non mi fa fare un cavolo su questo Chrome, perché qualunque cosa io selezioni, per esempio la chiusura della finestra impostazioni, lui non me lo fa fare, ma ha bloccato tutto. Magari potessi, e se potessi accedere all'altro tab chiuderei la diretta. Sì, ma te lo posso mandare quello che abbiamo. Un malware. No. Sì, ma ti assicuro che non aveva cliccato su niente perché stava andando la diretta.
mentre stava andando la diretta è partito sto malware a un certo punto della diretta, ma ha fatto tutto da solo. E questo malware ha levato l'operatività. Esatto, è partito a questa cosa, ma ha fatto tutto da solo. E ha levato l'operatività completa su queste pagine. Non c'è più la possibilità di cliccare né da una parte né dall'altra. No, no. Io posso solo vedere se riesco a chiudere il browser, ma non mi fa chiudere neanche il browser. Aspetta, prova contro finestra col tasto destro. Non... Vediamo se me lo fa fare con neanche più di finestra. No, solo con control alt cance probabilmente. Proviamo. Gestione attività. Ok. Allora, mi dice Firefox e Google Chrome. Firefox l'ho chiuso, Google Chrome e basta. Me lo dai in esecuzione, sì. Aspetta che... E poi se vado a vedere quali sono i processi in background... Sì, sì, ok, però magari ci sarebbe... Ho chiuso Firefox perché tanto non c'entrava niente, era Chrome che ci interessava. Ho solo il Chrome col malware, esatto. E sapere distinguerlo tra questi... È partito l'antivirus. Sono in gestione attività. Sì, sì. Eh sì, diciamo che è un po' diverso. Sì, sì, sì. Allora, i tab che io ho a disposizione sono... Sì, sì. I tab che ho a disposizione sono processi, prestazioni, eccetera. Allora, programmi in esecuzione mi dà semplicemente gestione attività e Chrome. Vabbè, e quello basta scrivere qua. Ok, quindi non ho più la... No, non è successo niente. Paro, paro. E preghiamo. Saremmo stati boicottati dalla Casaleggio S.P.A. Ci avrà boicottato Casaleggio S.P.A., che ti devo dire. Non lo so. Però non mi è mai capitata sta cosa. Allora, mettiamola così. Come ti dicevo, come finestra non si può chiudere. Provo a vedere se o faccio uno shutdown o provo a chiuderlo da gestione attività. O provo a chiudere Chrome dalla gestione attività che ho fatto ripetere. Allora, posso provare a chiudere Chrome da gestione attività.